e andiamo live su Instagram. Siamo live su Facebook. Buonasera, amici. Buonasera, amiche. Siamo live anche su Instagram, come al solito, doppia connessione Instagram Facebook, e oggi parliamo di Color Harmony. Ci dovrebbe essere con noi il primo terzo, vediamo se lo vedo, eccolo qua, l'aggiungiamo subito. Sto parlando di Instagram ovviamente, perché lo state già vedendo qua su Facebook. E, dunque, ciao Luca! Ciao, eccoci! Bene, tutto bene, te? Bene, bene, tutto a posto. Ciao Paolo, buonasera! Ciao Francesco, ciao a tutti! Diteci se ci sentite, se... tutto è a posto, l'audio, ho cambiato un po' di, come dire, set, un po' di impostazioni, quindi dovrebbe essere migliore l'audio delle altre volte, perché mi hanno detto e sgridato che si sentiva male. Spero che adesso si senta meglio. Sì, col computer, sa, col PC e il telefono ci sono un po' di ritorni audio. Comunque okay, fa piacere vederti, ti vedo super attiva in questi giorni, sei... peggio di DJ Albertino, conduttori radio. Bisogna tenersi attivi in questo periodo, perché se non siamo attivi in questo periodo, che si fa? Si diventa solo matti. E invece così ci intratteniamo, ci formiamo e cresciamo insieme e ci, appunto, passiamo un po' di tempo insieme, dai. Siamo, certo. Anzi, siamo quasi alla fine di questa quarantena, a quanto pare, e si spera. Speriamo. Allora, no, prima di venire a parlare del nostro argomento, volevo segnalare anche la cosa molto carina e molto importante che fa, che è Tratac, mi hai detto che si chiama, quella tua dirette. Parlaci un po' di... Insieme a Gianmarco Terracciano abbiamo deciso, appunto, in questa quarantena di fare questo format, che al momento si tratta di live fatte appunto su Instagram e Facebook, che però poi vorremmo far diventare anche un podcast. E io e Gianmarco siamo i co-presentatori e dopodiché abbiamo un ospite con il quale passiamo 20 minuti insieme e parliamo di un certo argomento. Non so se sapete, conoscete Gianmarco, lui è esperto in marketing per i fotografi e negoziazione e marketing comportamentale, una roba del genere, dove c'è tutti questi termini che comunque è una persona molto brava, professionista, e lui si occupa appunto del business, io mi occupo di della parte un po' più tecnica per i fotografi, diciamo che metto in pratica quello che lui dice anche, e insieme portiamo un giorno per uno un ospite che invitiamo. Lunedì ci sarà un architetto, un fotografo specializzato in architettura, e ospite appunto chiamato da Gianmarco, e parleremo un po' di quello che è il business in questo campo. Infatti con lui cerchiamo di parlare più business, come cerchiamo di entrare magari conoscere fotografi che hanno lavorato a certi livelli, piuttosto che attrezzature, piuttosto che stampa, anche se con Sergio abbiamo visto un lato un po' più business, che era un mio ospite, e ci risarà, perché appunto non abbiamo finito il discorso con Sergio e lo riospiteremo presto. E quindi niente, ci divertiamo e si parla di fotografia, questo è, diciamo, che non fa male. Cercando comunque di dare contenuti utili e che possano appunto dare un po' di informazioni. Questo ci piaceva farlo, oltre che comunque a divertire, perché poi alla fine di ogni diretta facciamo sempre le tre domande classiche, che personali al nostro ospite, anche per conoscerlo un po' meglio. Perfetto. E, no, io le seguo quando posso, perché anche se sono in quarantena comunque c'è da fare, insomma, nella vita tutti i giorni. E comunque è bene che ci siano queste, bisogna fare di necessità virtù, no? Quando dobbiamo stare a casa, non possiamo vederci, e facciamo questo tipo di cose. Io con il primo terzo mercoledì parlerò, mercoledì sera dalle 9:30
presenterò l'autore Tim Walker, insomma, ripercorrerò la carriera che ha fatto, quindi le analogie con gli altri fotografi, anche analogie con pittori. Se sai, no, che i fotografi, i grandi maestri, insomma, erano molto legati al mondo del cinema e della pittura, delle arti visive, come te, insomma, come tutti i grandi fotografi, no, hanno bisogno di attingere alla pittura, all'arte. Oggi, allora, ti ho chiamato per parlarci di color harmony, no, che detto in italiano sarebbe l'armonia del colore, che è un po' l'argomento che crea, ho visto, che genera un po' di confusione. Poi te fai, noi l'abbiamo affrontato con te nei vari workshop che hai fatto da noi, e per una piccola parte. Comunque ci piaceva, ripetita a Juvent, insomma, fa sempre bene. Allora, una... 3 ore di diretta per parlare, approfondire meglio il discorso, però cercheremo di essere quanto più... Sì. Concreti e riassuntivi possibili. Allora, intanto fai una, direi di fare una piccola introduzione, cosa è l'armonia, di cosa stiamo parlando quando si parla di armonia del colore nella fotografia. Ok, allora, l'armonia del colore è dunque l'applicazione di tonalità sulle alte, medie e basse luci, non necessariamente all'unisono, ma anche solo le alte, solo le basse, perché poi ci sono vari metodi per applicarla, però non entro nei meandri, magari ci entriamo più avanti, però per spiegarvi cos'è l'armonia dei colori è l'utilizzo di colori che messi insieme danno poi un piacere nel guardare una certa foto. Non solo, è utile anche per andare a veicolare il messaggio che si deve andare a fare di quella foto. Ad esempio, se io faccio una foto un po' più scura, tendente al blu, o colori freddi, comunque violacei, andrò a comunicare una sensazione drammatica e molto cupa di ansia o quant'altro. Quindi il colore ci aiuta non solo a dare un bel aspetto, un miglior aspetto a quello che è la nostra immagine, ma anche va a valorizzare il messaggio che si vuole andare a dare. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene. Certo. Poi, quando si entra nella fotografia, diciamo, in generale non sempre è applicabile, soprattutto quando si parla di commerciale. Per commerciale intendo fotografia, che ne so, per website piuttosto che lookbook, parlo nella moda perché, come sapete, sono specializzata in moda, e allora lì è fondamentale far vedere il prodotto e dunque non è necessario applicare del color harmony. Quindi prima di tutto capire dove è possibile applicarlo e poi applicarlo in maniera adeguata, e poi magari vedremo anche come. Ho risposto alla domanda? Sì, no, allora, è molto interessante questo discorso. Infatti ora ho raccolto delle domande, no, durante questo, i giorni in cui abbiamo parlato, no, di fare questo collegamento, e c'è una domanda che mi dice: ciao Azzurra, ti seguo da tanti sei bellissima. grazie. Allora, no, dicevo, come si, per come... la mia autostima. No, l'ho visto fare in televisione, allora come scegliere i colori nella nostra foto? Cioè, è una te come lavori in genere? Lo scegli prima? L'hai in mente prima o lo scegli dopo, come l'impronta del colore che devi dare, il significato quindi del colore? Sì, allora, quando si va a fare un progetto, io quando vado a proporre il progetto al cliente, io gli devo dire, almeno per come lavoro io, gli vado a dire anche quello che voglio, il colore finale, il color grading finale che avrà l'immagine, perché così in questo modo non solo gli faccio vedere nella pre-produzione la modella, comunque tutto quello che è stato scelto, ma gli faccio vedere anche i disegni di come saranno in generale, soprattutto per i lavori commerciali, che sono quelli un pochino più importanti, di come saranno il posing e l'idea insieme alla location che è stata scattata, fotografata, insomma, quant'altro. Quindi io faccio questo documento nel quale indico modella, trucco, parrucco, location, posing, i disegni e alla fine color grading, e tutto deve rientrare in un discorso di comunicazione per il cliente,
perché la fotografia di moda non è andare a fotografare una modella, ma andare a fotografare il prodotto, il capo, e valorizzarlo. Valorizzarlo secondo quello che è la visione dell'azienda. E dunque c'è un lavoro, sì, artistico da parte del fotografo, ma è anche importante ascoltare quello che è l'esigenza dell'azienda, di quello che vuole andare a comunicare. Quindi per me, almeno non tutti, non sarà così per tutti, però per me è importante far vedere già un'idea di quello che sarà il prodotto finale alla fine, appunto, al cliente, perché questo non solo mette il cliente in una posizione più tranquilla, nel senso che lui saprà già quello che otterrà, ma mi para il sederino a me, perché se poi mi dice, ah, quelle foto non mi piacciono. Cosa che alla fine, essendo un lavoro soggettivo e non oggettivo, potrebbe purtroppo capitare, perché ne ho sentiti di colleghi che hanno avuto queste brutte esperienze. E dunque è sempre importante essere quanto più limpidi possibile, far vedere, prevedere, diciamo così, quanto al meglio e nel modo più chiaro possibile quello che è la tua idea e come la vuoi sviluppare al cliente. Perché un conto è raccontare una cosa, però se io ti racconto una bella tavola d'acqua con un tocco nel mezzo, cioè te ti immagini tutto, cioè io magari parlo del mare, te ti immagini il lago, capito? Quindi è sempre bene anche raffigurare quello che si vuole andare a fare. Al di là di quello, è anche importante far vedere quello che sarà il color grading finale, proprio perché deve star bene con quello che sarà lo styling, quindi quello che saranno i vestiti, perché altrimenti tocca andare a fare un intervento in post-produzione e eliminare qualche colore, perché se i colori non tornano, tendenzialmente qualcosa va levato, altrimenti c'è sempre qualcosa che stride. Poi c'è sempre la rottura delle regole e si può decidere anche di tenere un certo colore o comunque fare accozzamenti di colori molto importanti, vedi la chapelle, però quello è voluto e comunque sia, pur essendo molto eccessivo, è sempre ben studiato e curato. E quindi sì, ti rispondo brevemente, che ho già parlato troppo, che io propongo subito, fin dall'inizio del progetto, quello che è il color grading finale dell'immagine, perché ti dà già il là e l'idea di quello che vuoi ottenere, e dunque vai più veloce verso il tuo progetto, e nello sviluppo sarai anche più veloce, perché è già tutto pronto. Certo, quindi comunque ammetti anche se che il colore non è per forza, è anche qualcosa di soggettivo, perché ogni persona vede assolutamente un colore diverso dagli altri. Assolutamente, assolutamente, sì sì, è assolutamente soggettivo. Poi chiaramente va anche contestualizzato, perché certo, in base al contesto in cui viene emesso, al tipo di luminosità e quant'altro, risulta un colore piuttosto che un altro. Sì, sì, si tratta di percezione. Esatto. Quindi. Esatto, infatti, ma hai preparato quella cosina che parlavamo prima? La ruota? Cosa? Sì, dicevo, perché i colori si scelgono a caso, cioè si butta in aria una moneta? O... No. Allora, solitamente, no. Allora, ci sono delle regole. Ci sono delle regole che solitamente, per scegliere l'armonia del colore, ci sono varie sei, poi nel cinema se ne possono trovare anche altre, ma in fotografia quelle che vengono utilizzate sono sei, e sono monocromatico, cioè vale a dire che dalla ruota dei colori, questa qua, si sceglie un colore solo. Guardate come mi cambia l'esposizione. Ah, perché è bianco. Questo parleremo dopo. Si sceglierà un colore solo, quindi magari un arancio, e allora la foto dovrà avere tutti i colori su quel colore scelto, quindi l'arancio, e sembrerà quasi
virata, ma non necessariamente dovrà essere propriamente virata, non so se riesco a spiegarmi, perché non è che si vanno a togliere tutte le tonalità, però la maggior parte delle tonalità dovranno tendere al colore che selezioniamo. Quindi monocromatico, un solo colore. Altrimenti complementare. Complementare significa che se io scelgo sempre il solito arancione, quello che è al suo opposto, che è cos'è, un violaceo, no, azzurro, che è al contrario, non ci vedo bene. quello sì, che è ruotare di 180 quello, gradi, insomma. L'opposto. Esatto, il suo opposto, quindi il più facile è rosso, il verde. Rosso, quindi verde. Il colore opposto è detto complementare. Dunque, poi c'è sempre uno schema che va impostato dove nel complementare ci deve essere sempre un colore primario e un colore secondario. Quindi se scegliamo magari rosso-verde, probabilmente il rosso potrebbe, non sempre, essere il primario e il verde va a complementare, a supportare il colore rosso. Quindi il rosso sarà applicato in maniera più importante del verde. Quindi, che ne so, magari mettiamo il verde nelle alte luci e nel resto, oppure non nel resto perché poi rendo male l'idea, perché poi si può suddividere alte, basse e medie luci. Magari possiamo decidere di mettere su una foto che è un po' sottoesposta, sulle alte luci il verde e sulle basse luci il rosso. E dunque, in questo modo, se è sottoesposta vuol dire che è più scura e dunque la maggior parte del colore sarà rosso. Spiegarlo così sembra molto più difficile che in verità quello che è in pratica, però non è così difficile. La cosa importante è che bisogna calibrare la saturazione e la tonalità del colore che si va a scegliere, perché non è che lo vai a applicare rosso, carmineo puro. Ci sono varie sfumature, passami il termine, di saturazione e tonalità che si andranno a scegliere sulla base della fotografia. È sicuramente non è facile, perché comunque serve tanta pratica per arrivare ad applicare il colore in maniera equilibrata senza esagerare, però non è assolutamente impossibile. Quindi abbiamo detto monocromatico, complementare, triade, che è il mezzo complementare, ovvero significa che se io prendo il rosso per complementare avrà due colori, che i due colori verranno scelti nella metà opposta del cerchio rispetto al rosso, e quindi i colori di mezzi complementari, che saranno due, potrebbero essere l'azzurro e l'azzurro, tipo questi due, aspettate così, tipo questi due, questo non me lo vede, è il verde acido. Sì, sì, alza, ecco. Così. Perché se selezionate il rosso, dividete a metà lo schermo e poi i colori si possono scegliere in questa metà qua. Poi, non è che le scegliete voi, ci sono degli strumenti che ci aiutano a scegliere queste, esatto. Che poi magari ve li scrivo tra i commenti. Uno è che è quello più famoso dell'Adobe, è Adobe Color, che è quello che si chiamava vecchio Cooler. Quello che preferisco io si chiama Color Scheme Designer, che non è da condividere, confondere con Paletton, perché c'è anche la versione commerciale. Color Scheme Designer è migliore e lì vi dà già lui gli aiuti per comporre le vostre armonie di colori. Quindi monocromatico, complementare, triade o mezzo complementare, poi c'è tetrade, che è il doppio complementare, cioè significa che abbiamo due complementari, quindi magari scegli il rosso e il verde e l'arancione e il blu e hai già due complementari, quindi hai due set di colori che si incrociano all'interno della ruota, dove sempre in ogni armonia di colori c'è sempre un colore primario e tutti gli altri sono di supporto. Oltre a questo c'è l'analogico,
oltre al tetrade, che è il doppio complementare, c'è l'analogico, che significa quello che veniva definito ton su ton. Io lo dico così, anche se poi dopo i colori scelti sono sempre sulla mezza ruota, perché appunto ton su ton, fai conto, su questa parte qui sono più o meno simili i colori, no? Scusate. E quindi questo permette di andare a selezionare quello che viene chiamato armonia analogica, quindi dei colori similari tra di loro. Poi, in ultimo, c'è l'analogico accentuato, che è un analogico con un complementare. E dunque, se scegli, per esempio, scegliete un analogico dove magari il rosso è il principale, la parte accentuata che va a fare da contrapposto, quindi da complemento agli altri colori, è il verde. Se io scelgo rosso principale e gli altri due di supporto, che sono quelli esterni alle dita, è difficile senza lo strumento, spiegarlo a voce senza far vedere lo strumento, perché così sembra, mi sembra di confondere molto più le idee, però fate conto che il colore primario dell'analogico accentuato ha il contrapposto, il complementare dalla parte opposta della ruota. Detto questo, ripeto, non sono cose che dovete scegliere voi, ci sono degli strumenti che vi aiutano a scegliere queste armonie di colori, e questo facilita enormemente la scelta, perché troverete proprio selezionato monocromatico, complementare, mezzo complementare, doppio complementare, analogico, analogico accentuato. Scegliete in base alla vostra fotografia, ai colori che avete, i colori che meglio si sposano, e dunque andate bene così. Poi, se capita che non ho fatto il progetto, non ho prima di scattare definito i colori, non so come fare, ho scattato e voglio applicarlo perché l'ho scoperto ora, per esempio, questo discorso dell'armonia dei colori, non c'è problema, prendi il tuo scatto, osservi che colori hai e vai a vedere che tipo di armonia di colore puoi andare a applicare. Ora, io ho fatto anche un video su YouTube, non è spiegato, è di quelli velocizzati, però si chiama Color Harmony Everywhere, perché ho dimostrato che in qualsiasi fotografia è possibile applicare l'armonia di colori, però a patto che tu debba andare a cambiarli, perché se hai un'armonia dei colori dove il rosso non c'entra niente, quel rosso va tolto, lo devi cambiare. Quindi questa è, diciamo, la filosofia. Sì, ora abbiamo parlato solo di post-produzione, comunque anche nella pre-produzione, comunque il trucco e tutto l'abbinamento dei vestiti è fondamentale avere questa. Ora l'ho condivisa, per non saperne leggere né scrivere, l'ho condivisa tra i commenti di Facebook, e la Color Scheme Designer. Bravo, che è uno bravo. Strumento molto utile, secondo me, dove ci aiuta, cioè è fondamentale, perché non si può fare con le dita, bisognerebbe averne tre davanti. Poi, allora, ho un'altra domanda che mi richiedono. Avrei potuto condividere lo schermo, ci ho pensato adesso, però vabbè, è andata ormai. Ah, è vero. Sto mettendo il link adesso del Color Scheme Designer. Per gli amici di Instagram, alla fine della diretta vi farò una storia col link di Color Scheme Designer per chi si vuole andare a vedere le varie armonie dei colori. Allora, mi stanno chiedendo se secondo te, cioè nella moda oggi, ci sono delle tendenze di colori, magari legate all'anno, per esempio quest'anno 2020, tutti a casa in quarantena, che colori ti aspettiamo? Allora, no, vabbè, diciamo che non è tanto annuale questo cambiamento, ma si va di periodo in periodo, però sì, diciamo che sì, potremmo identificarlo così a spanne annuale, anche se non ha proprio una data, diciamo, non è che ci sono le collezioni, certo. Però diciamo che c'è stato un periodo 2 anni fa in cui andava tanto sulle altre luci il verde, per verde intendo veramente una roba
impalpabile, non pensate a, come si chiama, quello di Natale, mi è venuto in mente. Grinch, grande. E, no, oppure c'era altri anni indietro, la tematica della... dove c'era il complementare nelle alte luci il giallo, nelle basse luci il blu. Poi pian piano è diventato alte luci azzurro ciano e basse luci un po' rosse. Ora invece la tendenza è più tendente al caldo, quindi tendenzialmente siamo più tendenti monocromatico o complementare, poi ripeto, dipende sempre dalle fotografie, però tendenzialmente si va, in questo periodo sto notando che le immagini sono sempre più un po', diciamo, aranciate, molto calde, quindi queste pelli calde, quindi sì, ci sono delle tendenze, tutto sta ad andare a vederle, e per vederle intendo andare a vedere gli editoriali che sono su giornali di punta, certo, più importanti, e niente, quindi questo è, pure anche su internet si trovano, magari guardare. Ora le campagne pubblicitarie non le terrei tanto in considerazione per i trend, ma poi dipende sempre da quale azienda si va a parlare, perché c'è l'azienda che rimane sempre più o meno sulla stessa comunicazione e quella che cambia, quindi è sempre capire e contestualizzare, difficile andare a fare di tutto un erbo un fascio, però diciamo la tendenza in questo momento sono più diciamo luci, colori caldi. Ti rubiamo altri 5 minuti, vediamo se ci sono delle domande. Certo, volentieri. Vediamo se qualche domanda c'è. Comunque sì, no, è bene parlare di queste cose, perché è sempre trascurato la correzione del colore un po' nella post-produzione. Sì, vorrei solo fare un appunto, perché mi era stata fatta una domanda, scusami ti interrompo, in direct su Instagram, e mi stavo quasi dimenticando, la differenza tra color grading, correzione colore e color matching. C'è una bella differenza, perché color grading è appunto quello che abbiamo detto adesso, con l'armonia di colore andare ad applicare una tonalità all'immagine in modo da renderla più bella, più attraente, e che la comunicazione sia più convincente. Mentre nella correzione colore è uno step prima, è il primo step che si va a fare ad un'immagine. Io tendenzialmente la faccio in fase di, diciamo, quando si va a importare un file all'interno di Photoshop, si va a applicare la correzione colore. Se ci sono stati degli errori, diciamo, in fase di scatto, si va a correggere il colore. Quindi lì si va, per correzione di colore si intende una correzione di un errore o di un, non so, magari c'era una finestra che aveva una temperatura colore diversa da quella che volevamo noi, allora in quel caso la si va a correggere, perché sul file RAW è più facile andare a applicare queste tipologie di correzione. Dopodiché color matching, andiamo per gradi. Correzione colore è la prima cosa. Quando si va a esportare, si importa il file. Questo è il mio personalissimo flusso di lavoro, ragazzi, non lo prendete come quello dove ci si aiuta, esatto, dove ci si aiuta con il cartoncino grigio, insomma. Esatto, esattamente, esattamente. Poi io tendenzialmente quello che preferisco fare è applicare subito per prima cosa il color grading, perché una volta applicato mi rende l'immagine più bella e di conseguenza la post-produco meno in generale, perché già la vedo bella con i colori applicati, e quindi mi fa lavorare meno e questo mi rende anche l'immagine più naturale, che è anche un'alta tendenza di questo momento, quindi lavorarle sempre meno possibile, quantomeno quanto più naturale possibile. E poi dopo la correzione delle varie problematiche della pelle e quant'altro, dodge and burn, una volta fatto tutto il dodge and burn globale e locale, si va a fare il color matching, perché quando vai a fare dodge and burn si possono creare dei problemi di colore e dunque vanno corretti. Sono delle discromie veramente poco
visibili, sono veramente irrisorie, però spesso e volentieri possono distogliere tanto l'attenzione. Spesso anche, che ne so, un orecchio che magari la ragazza ha avuto troppo caldo, ha un orecchio molto magenta, e quindi in quel caso bisogna andare a fare match col colore ufficiale che abbiamo scelto per la pelle, ecco, diciamola così. Sì, sì, sì. Allora, e quindi sono le varie differenze. Allora, insomma, diciamo che ti abbiamo già abusato di te per una mezz'ora abbondante, direi. Ti ringraziamo tanto. Vedo che domande quindi non ce ne sono, e quindi è tutto chiaro per tutti. Vedo Lorenzo che scrive: che strumenti consigli di utilizzare, plugin? Su Photoshop o per color grading? Allora, no, plugin io non ne uso, a parte Camera Raw, perché sono una mezza purista, non sono proprio purista, ma una mezza purista. Però, appunto, per il color grading io lo applico con le curve, la cosa più semplice possibile in assoluto, le curve. E comunque tutti gli strumenti della correzione, per la correzione del colore, che si trovano nelle tab delle regolazioni dei livelli, vanno tutti bene, ecco. Quindi per me applicare il color grading è luminosity masks, e voi eravate al corso, sapete di cosa parlo, e curve, ecco. Con quello già fate le buche in terra, come si dice, perché con le curve veramente è lo strumento più potente in assoluto e che preferisco. Certo, poi alla fine sono i sistemi più semplici sono i più efficaci, si può dire, con Photoshop. E sì, Azzurra fa questo corso a noi, lo fa anche, insomma, in altre parti d'Italia, questo corso bellissimo. Ora no, ora... Vabbè, ora no, grazie. Cioè. Ora siamo agli arresti domiciliari tutti, non ci si può muovere. Comunque, Azzurra, io ti ringrazio di tutto. Grazie, no, ma ci mancherebbe, aspetta, l'ultima cosa, vedo che ci sono altre domande, ma tu non le vedi le domande? No, io no. Ah, no? Ah, scusami. Sono, si vede sul tuo. Ok, c'è Claudio che scrive: ma ancora ha senso, ma allora che senso ha usare il color checker all'inizio di una sezione fotografica, o meglio, usare solo una pre-regolazione manuale, bilanciamento del bianco automatico con un strumento tipo Expo Disc? Allora, White Balance, no, bilanciamento del bianco automatico, di bilanciamento del colore, scusami, ho letto male. Allora, no, dunque, color checker o Expo Disc, comunque si regola quello che è il bilanciamento del bianco, e quindi vai a fare un'acquisizione di quelli che sono i colori corretti dell'immagine. Poi, come dicevo all'inizio, il color grading, quindi l'armonia dei colori, va applicata non a tutte le immagini, ma a quelle immagini che alle quali è possibile applicare. Di solito, se tu lavori con Expo Disc e Color Checker e hai necessità di tutte le foto uguali, vuol dire che stai facendo un catalogo, è una cosa commerciale, e a questo tipo di fotografie non si applica il color grading, perché abbiamo bisogno di far vedere il giusto colore del capo per venderlo. Mentre per le editoriali, per alcune tipologie di commerciali, non formale ma concettuali, perché formale è il capo che si deve vedere, concettuale è un discorso più emozionale, sono due tipologie di filosofie che possono adottare le aziende per promuovere i loro capi. Allora, nelle fotografie commerciali emozionali, lì si può applicare. Andrei ad applicare il color grading. Io parlo poi per la fotografia di moda, chiaramente, per il resto ça va sans dire. Comunque è sempre una buona regola, insomma, portarsi sempre un color checker dietro per tutte le esigenze, tutte le situazioni, sì, di fotografia, comunque, perché quello che ci sembra naturale, poi clicchiamo sul grigio medio e vengono fuori tutti i colori completamente diversi. Che ricordo comunque
che occorre anche avere la calibrazione dell'obiettivo, la calibrazione del monitor, cioè una filiera abbastanza lunga e complessa. E lavorare in un ambiente che sia abbastanza neutro anche a livello di pareti, di colore, di luce, di illuminazione, perché insomma è tutto fax, altrimenti si va a creare una percezione diversa da quello che è. Sembra che uno non ci creda, però alla fine ci sono un sacco di esempi dove la percezione del colore è completamente una questione di cervello, di sensi, non è oggettiva. A BZF ho letto il libro di Goethe dove faceva tutti gli esempi vari e tab verde e tab viola con dentro delle strisce grigie. Tutte e due delle strisce hanno lo stesso grigio all'interno. In quelle verdi sembra più scuro e in quello all'interno del tab viola sembrano più chiare. E non solo, quelle all'interno del tab viola sembrano avere una piccola tendenza al verde, viceversa quelle all'interno del tab verde sembrano avere una piccola tendenza al viola. Quindi è proprio questione di percezione. Certo. Abbiamo una domanda che Lorenzo dice plugin, intendi Adobe Color? Adobe Color, above sì. Above Color. No, io non li uso, io sono molto tradizionalista in questo, preferisco, cioè sono innamorata delle curve, con quello faccio quasi tutto, devo dire la verità. Curve e tonalità saturazione sono i miei strumenti preferiti, ma perché guarda, se le impari ad usare veramente ci fai di tutto, cioè ho dimostrato in alcuni corsi, non mi ricordo se l'ho fatto anche da voi questa cosa qua, che dal bianco si può raggiungere la tonalità del colore della pelle, dal grigio si può raggiungere il colore del stesso colore della tonalità della pelle e dal nero uguale, solo con le curve, quindi è veramente uno strumento molto bello. Salvatore chiede il libro, Teoria del colore, la teoria del colore di Goethe. L'ho postato, se vai sul mio profilo Instagram c'è un segmento libri, ecco lì trovi i libri sul colore. È interessante, interessante. Poi vediamo se ci sono altre domande. Giuseppe scrive, poi ogni persona ha una visione del colore diversa da altri, sì, questo senz'altro. Abbiamo detto, certo. Poi c'è anche una questione di cultura, vi faccio ridere un attimo, non mi sente, il mio ragazzo chiamava ocra e viola. Ma come, perché sbagliava il nome? Sì, sbagliava. So per quale motivo si era convinto che fosse il viola, ha detto no, ma lo sai che questo non è ocra? No, ma quello è ocra, no, non è ocra. Sì, perché poi, cioè, non voglio scoraggiare nessuno, però ci sarebbero, non lo so quante decine di migliaia di nomi di colore, con il catalogo Pantone, che ci sono, c'è un'infinità di colori, quindi sono tutti utilizzati, vanno dal nero al bianco, insomma, anche lì ci sono tante varietà e tante sfumature. Quindi Pantone, comprase, catalogo dei colori Pantone, che è il massimo esponente della classificazione dei colori Pantone, quindi sta facendo, lì ci sono tutti i colori. Quelli che usciranno, quelli che ci sono attualmente. E anche lì il sito dà degli strumenti, insomma, molto, molto semplici, però dove si può rintracciare subito il colore che stiamo cercando con le valori RGB, CMYK. No, ma quello è anche carino per averlo come punto di riferimento per poi anche andare a usarlo nelle fotografie. Magari certo. Ti prendi proprio quel colore lì e te lo vai a riapplicare tranquillamente alle immagini. Va bene, allora ti ringrazio tanto, Azzurra, per essere stata con noi. Ma che ci mancherebbe, per me è stato un piacere, anzi, non ho detto neanche tutto quello che mi ero pensata di dire. Vabbè, magari ne riparleremo la prossima settimana, vediamo di fare qualcosa di più approfondito. Intanto ti ringrazio e
Ci vediamo, molto, spero, di persona più presto. Sì, dai, magari, speriamo. Eravamo anche in tantissimi, ragazzi, davvero. Grazie per essere stati con noi e alla prossima. Ciao. Ciao. Vediamo se riesco a chiuderla. Ce la posso fare?